Si è presentato alla città lo scorso 16 dicembre con un concerto di musica quattrocentesca ed ora torna a calcare il palcoscenico del Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino con una pièce teatrale tra le più classiche della cultura rinascimentale, L'Avaro di Molière. È il Festival Rinascimento Eclettico di Gualdo Tadino, promosso dall'Associazione Educare alla Vita Buona e coordinato da un comitato scientifico guidato dal professor Antonio Pieretti dell'Università di Perugia e formato da Bianca Maria Brumana ed Alessandro Tinterri, sempre dell'Ateneo Perugino, Elvira Bonfanti Fatti dell'Università di Genova e la dirigente scolastica dell'Istituto Casimiri, Francesca Cencetti. Il fine è quello di recuperare la memoria storica di un periodo, il tardo 400 e 500 a Gualdo Tadino, caratterizzato da un fervore culturale su più fronti, dall'arte con il notaio Matteo da Gualdo, alla letteratura con i fratelli Tromba, alla scienza con Castore Durante. No, abbiamo individuato una famiglia, ma è ancora più di una famiglia a Gualdo, che tra il 400 e il 500 hanno avuto un ruolo particolarmente importante, non solo nella realtà gualdese, ma a livello regionale. Cito un nome, Gian Diletto Durante, era un giureconsulto che veniva interpellato al di fuori dei confini regionali perché doveva preparare dei rogiti e altre operazioni attinenti alla sua funzione di notaio. Quindi è chiaro che questo personaggio ha avuto un peso non indifferente. Ma poi erano persone le quali non erano solo concentrate sul lavoro che abitualmente svolgevano, ma avevano interessi molto, molto articolati. Basta pensare che Gian Diletto di cui parlavo si è occupato di poesia, si è occupato di letteratura, si è occupato di arti magiche, di tante cose, insomma, e quindi, voglio dire, ha fatto delle operazioni particolarmente significative. Da questa famiglia poi sono venuti fuori altri personaggi significativi, altri personaggi di grande rilievo che hanno ugualmente inciso in questa dimensione. Allora, l'obiettivo era quello di dire: in un periodo particolare della storia di Gualdo, e cioè il periodo sotto l'ultima fase, diciamo così, del dominio pontificio, che ha avuto rilievo, no? Poi il dominio pontificio si è prolungato fino all'Ottocento, questo è fuori dubbio, però l'ultima fase che ha avuto un decisivo rilievo, perché è la fase durante la quale Gualdo godeva della legazione autonoma che gli permetteva di avere una sua autonomia organizzativa, perché ovviamente il legato pontificio stava a Roma e veniva solo parzialmente, allora i gualdesi si sono organizzati, hanno fatto una serie di attività significative e abbiamo ritenuto di voler ricostruire questo ambiente, questo clima, per poterlo farlo conoscere, per poterlo approfondire, ma soprattutto per far vedere come anche in un paese, ovviamente alla periferia del mondo, se così vogliamo dire, però c'era un'attività culturale intensa, c'erano manifestazioni significative e c'erano soprattutto iniziative di grande rilievo. Ora non siamo in grado di dire periodo in cui magari a Gualdo c'era un'attività teatrale intensa oppure c'erano altre attività, questo è impossibile ricostruirlo. Però dai documenti di cui disponiamo, dalle pubblicazioni, insomma, dai reperti che sono a noi arrivati, possiamo senz'altro dire che è stato un periodo particolarmente significativo per un paese di dimensioni modeste e quindi per un paese che non poteva certamente ambire a confrontarsi con ben altre sedi che godevano di ben altri privilegi, di ben altri benefici. Noi crediamo nella cultura che libera, nella cultura che resiste a tutte le logiche mercantili a cui siamo sottoposti, e veramente vedo nelle studentesse e negli studenti un desiderio di partecipare, proprio perché vogliono cultura, non hanno più bisogno di spettacoli, di persone di non intenso spessore, hanno bisogno di questo spessore assolutamente, e radici nel passato per comprendere il presente e per agire altrettanto ancora meglio forse nel futuro, crediamo nella cultura. Il Rinascimento Eclettico di Gualdo Tadino, nel programma stilato dal direttore artistico Marco Iacoviello, viene declinato su più fronti, dalla musica al teatro, dall'arte alla letteratura, con appuntamenti cadenzati nell'intero arco del 2017, con il prossimo di questi appuntamenti atteso per venerdì 3 febbraio alle ore 21 al Teatro Don Bosco con L'Avaro di Molière, portato in scena dalla compagnia teatrale Al Castello di Foligno del regista Claudio Pesaresi. In città ci sono state figure straordinarie che hanno occupato, si può dire, il sapere umanistico.
potere scientifico, il sapere tecnico. E di conseguenza la ricaduta di quello che noi tentiamo di fare è una consapevolezza maggiore dell'amore profondo che i gualdesi hanno per Gualdo Tadino. Perché il teatro? Perché il teatro è quella realtà che viene proiettata su un palcoscenico all'interno della quale l'autore dà un senso. Noi abbiamo molte difficoltà a capire il senso della vita. Il teatro inquadra in una costellazione infinita di episodi teatrali tanti sensi, in modo tale che almeno qualcuno possa far breccia nel nostro spirito, nel nostro cuore. La musica, perché noi siamo vibrazione e perché proprio nel Rinascimento si assiste a quel grande passaggio tra la musica popolare e la musica colta. E poi la storia del paesaggio ad esempio. Come nel Rinascimento si è costruito la prima identità di paesaggio italiana. La letteratura, abbiamo la Leandra che è un'opera di un autore gualdese che verrà presa in considerazione nella prossima edizione del Festival. Insomma, abbiamo tentato di dare movimento di ordine intellettuale, ma non solo intellettuale, la paura non deve dare fastidio, né, come dire, deve soltanto impreziosire l'anima di questi appuntamenti. Una realtà meravigliosa, quella di Foligno, che sarà ospite, mi auguro, non soltanto per questa edizione, e soprattutto con un titolo, L'avaro, che potrebbe sembrare di circostanza. In verità non è vero, perché Molière scrisse L'avaro sulla spinta di una traduzione e reinterpretazione cinquecentesca dell'Ala Ularia di Plauto, per cui è il teatro romano scritto in lingua latina che viene recuperato, riprodotto, rianalizzato, ricontestualizzato e riproposto. I prossimi appuntamenti con il teatro saranno il 21 aprile con uno spettacolo curato da Michele Storelli sul tema Shakespeare e il cinema, il 28 aprile la 12ª notte di Shakespeare della compagnia teatrale Arte e Dintorni, il 1 giugno Utopia di Thomas More a cura del laboratorio di drammaturgia del Casimiri. A fare gli onori di casa, nella presentazione del programma ieri al Don Bosco, il presidente di Educare alla Vita Buona, Umberto Balloni, amministratore del Cinema Teatro, che ha ricordato lo scopo di questa associazione, la promozione della socialità e della cultura, riunendo insieme più di un'associazione stessa. Noi sai che siamo un'associazione che è iniziata a lavorare, si è costituita 6 anni fa, è nata per la gestione, per la riapertura di quello che era la struttura dell'oratorio e di questo cinema teatro, e dopo questa fase iniziale abbiamo deciso di allargare i nostri orizzonti, essendo la nostra un'associazione anche culturale, e quindi di conseguenza fare questa proposta importante per la città. Siamo stati sollecitati e invitati dal professor Iacoviello su questo progetto, l'abbiamo aderito con entusiasmo e riteniamo di aver fatto un progetto culturalmente valido per Gualdo Tadino. È qualcosa che fino adesso forse non si era mai visto. Sappiamo quanto sia difficile fare alcune proposte nella nostra realtà, ma ci crediamo, lo stiamo portando avanti con l'aiuto, ripeto sempre quella, sono forse fino alla noia, ma ritorno sempre a dire, siamo tutti volontari. Questa è un'associazione fatta di volontari, nessuno percepisce nessun tipo di stipendio né di rimborsi, per cui lo facciamo perché veramente ci crediamo. Fino adesso ci ha dato buoni risultati, se no non staremo qui da dopo 6 anni, quindi speriamo che anche questo evento sia accolto bene dalla città. In tutto questo io colgo l'occasione anche di TRG, che ringrazio veramente sentitamente per essere oggi qui, per ricordare che poi noi il 29 comunque, domenica prossima, quindi festeggeremo anche la festa di Don Bosco, per cui in realtà tutta questa associazione è ispirata da quello che era lo spirito di Don Bosco. Don Bosco era per i giovani, noi siamo nati per i giovani, però chiaramente ci fermiamo, cioè andiamo anche oltre, perché poi i giovani crescono e quindi ci rivolgiamo anche all'età più adulte. Quindi speriamo veramente di essere tutti insieme e tutti insieme di continuare questo progetto per Gualdo.